Per come siamo fatti, siamo ospitali, nasciamo ospitali. Io credo che l'accoglienza se l'ha nell'anima, cioè già da bambini si ha già l'accoglienza all'interno. Si nasce. È un dono di natura. È un modo di essere, non può essere insegnato, perché significa mettersi in discussione ogni giorno. Non si copia, non si impara, lo si ha nel DNA e soprattutto non lo si esporta, per cui uno o ce l'ha o non ce l'ha. Si può nascere ospitali, perché Rimini è una città ospitale e si può diventare ancora più grandi nell'accogliere le curiosità e i percorsi di tanti. Oggi saper offrire cultura dell'ospitalità significa essere anche preparati dal punto di vista professionale e qualificati. L'accoglienza uno la impara su di sé e imparandola su di sé riesce poi a usarla con gli altri. E parliamo di vacanze adesso. In Riviera Adriatica trionfano quelle light. Sveglia di buon mattino, esercizi con il personal trainer e cibi biologici. Si sta bene in qualsiasi posto, sia in albergo, in spiaggia, nei locali. È una cosa fuori dal normale, cioè non c'è nessun'altra regione d'Italia. Offre di tutto, dall'albergo ai divertimenti, alle discoteche, tutto. Cioè posso andare all'estero, tipo Ibiza, abbiamo Rimini qua. A Rimini non è solo spiaggia, insomma, c'è tanto anche altro che magari non si conosce, ma un centro bellissimo, arte, cultura e dintorni, l'entroterra. C'è una catena qui che non finisce, funziona pure. C'è la fiera, ci sono i congressi, sono attrezzato per tutto. Abbiamo visto nascere questa città, questa spiaggia, questo litorale, molto bene, molto bello. È la regione più bella d'Italia. Ci abiterei anche. Sì. Ci abiterei. Prima del viaggio si scrutano gli orari, le coincidenze, le soste, le pernottazioni e le prenotazioni. Di camere con bagno o doccia, a un letto o due o addirittura un flat. E poi si parte. E tutto è ok. E tutto è per il meglio e inutile. E ora, che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato, senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza. Ma mi dicono che è una stoltezza dirselo. Mi viene in mente l'episodio di un vecchio cliente che ormai viene da anni, al quale è stato rubato il portafoglio e era forse più disperato non tanto per i soldi o quello che c'era dentro, ma per la tessera amico di Rimini. Quindi io l'ho aiutato nella denuncia e nel recupero di questa tessera attraverso il comune. Si ferma proprio l'autobus della tram e mangiavamo tutti, che ridavamo così. L'autista dice: ah, voi vi mangiate gli spaghetti. Ho detto: guarda, ce n'è un piatto anche per te. Lui era ancora in fila, prende il piatto e lo porta via con sé. Ho detto: ma guarda questo, io voglio vedere adesso dove mangia gli spaghetti, chi sta guidando. Mio marito ha perso il portafoglio. Dopo 5 minuti gliel'hanno ritrovato, io non so se erano dei romagnoli, non lo so. Sì? Lei, ritornare indietro, mi riporta il piatto vuoto. Questa è stata una cosa stupenda. Mio nonno, quello che mi raccontava, io sono emiliano di Bologna, insomma, a pochi chilometri da qua, ma diceva sempre che la differenza tra l'Emilia e la Romagna è quando, appunto, lungo la strada, no? La via Emilia, andando a bussare alla porta a chiedere qualcosa da bere, in Emilia era solo acqua, in Romagna era vino, per cui insomma. Cos'è che ci devi fare tu a noi? Io niente, ho detto solo del complimento romagnolo. Questo è un complimento romagnolo! Vedi come parla, eh! Aia! Moderi i termini! E adesso tocca a me! No, aspetti un attimo, mi sembra che tocchi al signore qui! Allora che ci dovevi fare a noi? Sai nuotare mezza sega? Insomma, me la cavo. Allora è il momento giusto per imparare! Scusi, sa dirmi dove è il Texas? Come no? Lei esce dal porto, va diritto fino a Otranto, attraverso lo stretto, quello di Gibilterra, e poi va sempre diritto fino a New York. E quando è arrivato lì, domandano,
Oh, socia, ma lo sai che lei è un bel patacca a venirmi a chiedere dov'è il Texas? Ma cosa vuole che le risponda, che è in provincia di Ravenna? Siamo gente, penso, abbastanza alla mano, quindi simpatica. Le persone sono molto disponibili verso il prossimo. Danno tutto, danno il cuore. È accogliente, tanto accogliente, simpatici le persone. La gente è bella, solare, sempre sorridente. Io ho spostato una romagnola. Perché siete tutte persone simpatiche e pieni di vita e ospitali. Abbiamo trovato delle persone stupende e cosa dire, io a settembre sono qui ancora. Sono molto calorosi, affettuosi e ti accolgono come se fossi uno di loro, anche se non ti hanno mai visto, ecco, quello devo dirlo. Noi veniamo da Ferrara, dove abbiamo sette lidi, ma però c'è un paragone. Però ci troviamo molto bene qua. Se ci fossero i romagnoli là, i lidi, potremmo sarebbero dire altre, sarebbe un paradiso. Sarebbero altre accoglienze anche dalla nostra parte. Le persone sono brave, più che altro che il dialetto mi fa un po' imbarazzare. Persone molto accoglienti, molto gioviali e dove la vita credo venga presa nella giusta misura. Ci piacciono le belle donne, noi allora siamo molto propensi ad accoglierle bene, ecco. Io mi trovai a Riccione d'inverno in una desolazione assolutamente infinita e devo dire che i romagnoli alla fine poi dopo alcuni anni mi hanno per così dire adottato, ma per molto tempo i romagnoli sono stati freddi, chiusi nei miei confronti. Io sono romagnolo, quindi la risposta è ovvia, sì. La Romagna è la capitale dell'accoglienza. È la capitale dell'accoglienza perché fondamentalmente il nostro turismo è nato veramente nelle nostre case, per cui l'ospite non era un ospite, un cliente, ma era quasi un amico. Perché è nella nostra tradizione, nella nostra cultura, nel nostro modo di vivere la vita, che ha fra i tanti valori uno che emerge in maniera forte e chiara, che è quello dell'amicizia. Apre le case, apre il cuore. Chi viene qua entra un po' in questo clima familiare e si appropria magari della terra che non è sua e se la fa sua. Ci siamo trovati benissimo e siamo sempre tornati dal 75. Addirittura c'è chi ha fatto venire i propri figli, per cui se fossi stato forse un po' più antipatico li avrei persi. Mi legano amicizie eterne. Io sulla spiaggia ho fatto delle amicizie che poi hanno proseguito per terra, diciamo, tra virgolette, anche nei mesi invernali. Sono amica di persone da 20-30 anni, con altre amiche ho stretto un rapporto che poi si è trasformato in amicizia veramente profonda. E questo mi lega tutta la Romagna, tutti i ricordi della Romagna. Poi tutta la mia infanzia è legata alla Romagna. La mia villeggiatura è Rimini. Desidererei provvedere io al pranzo celebrativo per il compleanno del decano. Oh, ma cara Babette, non avevamo intenzione di dare un ricevimento. No, mia sorella e io stavamo pensando a un modesto pranzo seguito da una tazza di caffè. Voi sapete che ai nostri ospiti non abbiamo mai offerto niente di diverso o di più? Voglio cucinare un pranzo francese. Un pranzo francese? Un pranzo francese? E va bene, accettiamo, Babette. C'est tant mieux, Babette. Vorrei pagare io il pranzo. Con il mio denaro. No, Babette, no. Non dovete neppure pensare. No, non lo potremmo accettare. No, Babette, a o compris. Mademoiselle, io non vi ho mai supplicato per qualcosa. Accogliete la mia preghiera. Viene dal profondo del cuore. Babette ha ragione. È la prima volta che ci chiede qualcosa. Come volete, Babette. C'est tant mieux, Babette. Merci. Accogliere gratuitamente significa porsi in uno spirito di servizio, no? Senza pretendere alcunché, ma cercando di dare il più possibile per rendere efficiente, funzionale e in qualche maniera ottimo qualunque intervento, compresa l'accoglienza. Fare questo lavoro soprattutto è fare accoglienza in maniera
gratuita che dà poi più soddisfazione. Abbiamo diverse richieste di bambini di Chernobyl con tutti i problemi che appunto questa cosa ha lasciato, e li ospitiamo gratuitamente, loro e i loro accompagnatori. Ci sono ancora alcuni di noi che riescono a far sentire a loro agio le persone anche senza il bisogno, la necessità che questi tirino fuori i soldini dalla tasca. L'ospitalità è una cosa sacra, almeno nelle mie zone. Rimini può essere un po' più calcolata nella zona marittima, perché nell'entroterra è molto più, è allo stesso livello delle mie zone. Non costa niente essere tranquilli, ospitali e accoglienti con i nostri ospiti. Chugga-dum, 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 chugga-dum.